Buongiorno, siamo nella sala teatro della casa circondariale di Villa Fastigi e stiamo per assistere a un concerto di Marcos Vinicius, al quale vorremmo porgere alcune domande. Intanto, signor Vinicius, vorremmo sapere cosa l'ha spinta a realizzare questo concerto all'interno di un carcere. Grazie Walter di questa domanda, che infatti ci terrei tantissimo a rispondere. Perché, come avevo parlato prima, no? Mentre eravamo per i corridoi di questo carcere, io ho sempre vissuto con molta intensità il dono che ho di suonare la chitarra, no? Perché in realtà è una passione, è come un bicchiere d'acqua, è qualcosa che devo bere tutti i giorni. Però mi sono reso conto anche che questo dono non è soltanto per i grandi teatri o le persone che pagano, no? L'unica forma che ho di ringraziare a Dio di questo regalo che Lui mi ha fatto è suonare e cercare di portare un po' di pace, un po' di gioia spirituale a chi ha tanto bisogno, soprattutto a chi ha bisogno più di lei e più di me. Certo che avrà una eco non indifferente per Pesaro e in particolare per la casa circondariale. Lei vedrà l'entusiasmo delle persone che tra poco assisteranno a questo concerto. Noi la ringraziamo anticipatamente di queste poche parole che ci ha detto, augurandoci che le porti più fortuna di quella che ha avuto fino adesso. Grazie. Mi auguro anche durante il concerto racconterò un po', no? Perché è normale che le persone che sono sedute nella platea, in mezzo al pubblico, pensa che quello che è lì che sta suonando ha tanta fortuna, ha tanta, no? Però anche io sono un essere umano con tutte le difficoltà, però per fare quello che faccio io bisogna rinunciare a tantissime cose. No, quello che ho sempre detto, quello che suono non sono assolutamente un'ora, ma sì quasi 40 anni di studi. Infatti sono d'accordo con lei, la fortuna c'entra ma in modo molto marginale. La ringrazio di questa intervista e confido che la cosa veramente le porti molta fortuna.